Ragazze e ragazze, bentornate sul mio canale. Come prima cosa vi ricordo subito, se vi fa piacere e se vi va, di iscrivervi al mio canale cliccando al tastino che trovate proprio sotto al mio video e attivare la campanella. In questo modo sarete sempre aggiornati ogni volta che ci sarà una nuova uscita sul canale e che vi aspetto anche su Instagram. Ma come al solito trovate i nickname, sovrappressione e link diretto sotto nell'info box, un social molto più attivo e quindi avremo modo di interagire e conoscerci di più rispetto al solo canale. Ho anche un profilo per le piante, quindi per chi ha la mia stessa passione trovate i nickname, sovrappressione. Ho anche un nuovo profilo per quanto riguarda TikTok, trovate sempre il link sotto nell'info box dove mostro quello che acquisto e le recensioni, provo prodotti eccetera eccetera e faccio anche qualche video un po' scemo. Comunque, spacchettamento Shein, hanno diviso in due pacchi l'ordine, quindi è arrivato assolutamente prima del tempo perché oggi è 13 e doveva arrivare il 22, dicevano dal 22 al 25. È arrivato oggi il primo pacchetto e domani c'è l'altro, quindi registrerò intanto questo e domani farò l'aggiuntino, insomma. Anche in questo caso ho preso cose per le unghie e cose per casa. E poi sempre come l'ho fatto anche l'ultima volta, a fine video vi metto anche le parti del video dove faccio vedere magari le cose per casa messe. Ok, come prima cosa è capitato questo, che è appunto una cosina per casa e è un rotolo adesivo da cucina e monocolore argentato, che io ho pensato di prenderlo sia per il ripiano sopra i pensili che dentro alcuni pensili, appunto per non far rovinare il legno, soprattutto in alto, siccome i miei sono molto molto alti e non è che ci arrivo sempre a pulirli, perché anzi non ci arrivo proprio, lo fa Diego quando riesco a convincerlo, almeno con questo sarà anche più facile pulirlo. Quindi per ora ho preso un rotolo da provare e l'ho pagato 1,21 euro, argentato così. Poi vado sempre random, cioè, come al solito il codice sconto, eccolo qui per voi, io lo utilizzo sempre ormai, penso pure di poi di fare un altro ordine questo mese, cioè come al solito il foglio con tutte le cose ordinate. Poi qui in questo caso c'è soltanto uno di questi, che io ne ho presi 4 perché ho 4 sedie ovviamente, quindi ho preso 4, sono le federe per le sedie di plastica che ho io, proprio il modello che ho io, in pratica sarebbe questo qua, il modello è questo, e questi stavano a 3,75 euro l'uno. Il tessuto è lavabile, carino, mi piace, è molto molto morbido. Intanto mi sembra che qua ce n'è solo uno, gli altri tre stanno a parte e quindi poi vi faccio vedere quando arriva anche domani l'altro, tutto messo per bene sulle sedie. Il prezzo l'ho detto, sì, 3,75 euro. Poi ho preso anche questi che possono essere utili. Sì, infatti questo è il secondo pacco, ok. Come dicevano che le federe stavano tutte in un pacco, nell'altro pacco, boh, vabbè. Questo, che in pratica sono dei 10 pezzi, sono clip per fissare il sacco della spazzatura, diciamo, nel secchio, perché a volte non si tiene bene e con questo è comodo appunto in quel caso lì. Quindi ho preso questo e l'ho pagato 82 centesimi. Poi abbiamo come al solito due giochini, uno per Elsa e uno per Toshiro, il gattino di mia sorella, e questo ne apro uno, appunto è il giocattolino per gatti che l'ho pagato 1,21 euro l'uno. Con gli sconti, io parlo sempre di sconti perché facendo le recensioni sul sito accumuli punti e poi avere degli sconti, oh, carino che è tipo un topino con le orecchiette e gli occhiettini. Fortunatamente gli occhietti non sono quelli che si staccano e ha la codina lunga. Dopo lo provo per Elsa, quindi ho preso due, io prendo sempre il giochino anche per Toshi. Poi adesso, prima questo vi faccio vedere, non so se vi è mai capitato di avere delle federe, quelle che si tolgono
E questi in pratica sono un fissatore di federa per trapunta. Vai ad applicare questa sorta di bottoni in modo che così si fissa un po' meglio. Devo capire un attimo come si utilizza. Però all'interno appunto ci sono questi bottoncini, il fissatore che ha questa bella punta, è tipo a siringa. E poi ci sono questi altri aggeggini. Poi mi guardo qualche video e sono di due dimensioni diverse, quindi l'ho preso da provare, perché soprattutto per la cameretta di Nicola so dei copri piumini carini che non ho mai utilizzato, appunto perché mi dà fastidio che non si fissano, si tolgono, si muovono, e ho pensato che questo potrebbe essere la cosa giusta insomma per poterli utilizzare. E adesso invece passiamo, in questo pacco ci sono alcune cose per le unghie che ho preso. Pads per quando faccio le unghie, ho preso questi qua che hanno questi forellini, perché gli altri che avevo preso le altre volte lasciano tutti peluchetti, tutti peletti sulle unghie e mi davano fastidio, quindi voglio provare questi. Non so se c'è scritto, sono 300 pezzi rosa. Sì, no, erano, cioè li trovi di vario colore, io l'ho scelto proprio rosa. Poi sempre per le unghie ho preso un pennello, il prezzo non l'ho detto, questi l'ho pagati 1,82 euro. Ho preso un pennello per quando stendo il colore, tra l'altro devo comprare anche un portapennelli perché in quello che ho non c'entrano più, sono diventati troppi. Bellissimo anche il pack, questo pennello l'ho pagato 82 centesimi, si apre e ha la punta a lingua di gatto che è perfetta appunto per andare ad applicare il colore. È bellissimo anche il pack con queste decorazioni un po' tribali, molto bello. Poi abbiamo le punte per la presa. E poi per ora è finito. Abbiamo tre punte per fresa, perché quelle che avevo preso l'altra volta, che uso per smontare le unghie, è fantastica. E mi sembra che è questa, se non sbaglio, comunque è molto simile a questa. E quindi l'ho ripresa, perché poi dopo un po' comunque non smontano più bene, si consumano, quindi vanno cambiate. E riesco... Ok, quindi questa è la prima, è una grana rossa e l'ho pagata 1,86 euro, perché quella che ho, che in pratica è molto simile, vi faccio vedere perché ce l'ho qui nella sterilizzatrice che l'ho sterilizzata ieri. Eccola, sarebbe questa. Forse questa è una grana un po' più spessa, mi sembra, però è fantastica perché va a smontare bene le unghie, non brucia, e quindi mi è piaciuta tantissimo. E quindi ho voluto prendere anche questa, che mi sembrava uguale, sinceramente mi sembrava uguale, forse quella però è un po' una grana un po' più forte. La provo, magari la proveremo insieme nel prossimo refill. E quindi questa 1,86 euro. E poi altri due per il giro cuticole. Per il giro cuticole ho preso questa, che ho pagato 61 centesimi, e è fatta a goccia come potete vedere, quindi questa alza bene il giro cuticole, è una grana azzurra, quindi è abbastanza delicata, che queste non sono mai abbastanza. Poi quest'altra che non ho, questa è l'unica che non avevo finora, e l'ho pagata sempre 61 centesimi, è fatta di poacono, e questa è sempre per rimuovere le cuticole nel giro cuticole appunto. Quindi niente, ora aspetto il secondo pacco e così faccio l'aggiunta e vi farò poi vedere alla fine magari
mano a mano che utilizzo, che metto le cose, il video anche dell'applicazione. A domani. Allora, finalmente è arrivato l'altro pacco. Il primo è arrivato venerdì. Oggi venerdì 13, poi c'è stato il fine settimana e l'hanno consegnato oggi, che è lunedì 16. Meno male, meglio tardi che mai. Comunque, dentro ci sono questa storia. Non è andata una federa in meno. Mi tocca scrivere servizio clienti, oh. Una federa almeno mi hanno mandato, perché poi qua ci stanno quelle dei cuscini. Ma quanto sono furbi. Quindi mi hanno mandato una federa in meno, che furbi che so. Comunque manca una federa. In questo pacco c'erano poi due federe per i cuscini del salotto. Per cambiare, io ho ancora quelli di Natale, ho preso questi. Dunque, Shane sta veramente avendo dei problemi ultimamente. Ogni volta che, cioè, consegna un pacco, ti arriva la notifica che i dati sono errati, poi invece il pacco ti arriva. Boh, veramente vergognoso. Comunque, il primo, che questo, va pagato 1,61 euro. Il tessuto è molto morbido. E il secondo è questo qua, invece, che sono abbastanza simili, cambiano soltanto lo sfondo. Qua troviamo grigio con gli occhi di neve, e qua invece bianco con gli occhi di neve grigi. E quindi erano questi. Adesso cerco di risolvere questo problema, che manca una di questi. Poi tra l'altro ho pagato 3 euro e 3 centesimi, ancora di si hanno regalate. Vabbè, vediamo di risolvere al meglio, vi farò sapere. Questo era l'ordine che ho fatto sto mese. Finché non risolvo questo, non ne farò un altro, perché veramente stanno aperti un sacco di colpi. Faccio vedere che belli i coprisedia. Peccato che ne manca uno. Qui c'è l'altro. Comunque sembra che hanno risolto. Adesso mi stanno dicendo che faranno il rimborso, così lo ordino. Un altro, questa è nuda. E questo è l'altro. Sono troppo carini. E poi qui invece abbiamo le federe nuove che già ho messo. Adesso devo lavare quelle vecchie, così le metto via per il prossimo Natale. Però sono carine anche queste. E niente, meno male che però il servizio clienti è efficace, quindi già abbiamo risolto il piccolo problema della federa mancante. Al prossimo ordine Shein. Vi faccio anche vedere che qua sotto nel cassetto delle merende ho messo la carta, quella là che ho comprato da Shein. E è semplice sia da applicare e carino, quindi mi è avanzata un po', che metterò anche negli altri cassetti. E se vi piace, mi raccomando, mettete tanti like, iscrivetevi se ancora non l'avete fatto, e lasciatemi un commentino, condividete il mio video per arrivare a più persone. E se vi va, ci vediamo la prossima volta. Au revoir. Feel just like a rock star.